Buonasera, ore 21, benvenuti in questo nuovo numero di Replay dallo studio centrale di TV6 all'indomani del primo passo falso, mezzo passo falso del Pescara di Auteri in casa contro la Vispesaro. Non è stato calato il Tris, il Pescara resta comunque al comando della classifica insieme al Siena. Ovviamente faremo un'analisi di questa gara, valuteremo il momento generale dei biancoazzurri, avremo diversi ospiti e collegamenti esterni per sentire i pareri su questa prestazione dei biancoazzurri. Vado subito a salutare gli ospiti in studio, ritrovo con piacere l'allenatore Franco Oddo. Buonasera mister, grazie Buonasera. Per aver accettato il nostro Buonasera. Invito. Un ben rivisto ovviamente a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, ciao, buonasera a tutti. Ritrovo anche Stefano Buda, il collega Stefano Buda, buonasera Stefano, ancora auguri, fresco sposo, grazie. Tutto tranquillo, sì tutto Stefano. Benissimo. Ritrovo in questo studio con piacere il professor Michele Dattilio, docente di egnatologia dell'Università d'Annunzio. Buonasera professore, buonasera grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. E poi c'è l'altro nostro amico Riccardo Klink, il nostro opinionista Riccardo. Buonasera, ben rivisto. Grazie. Mandiamo sempre un saluto al nostro compagno di viaggio Totò De Leonardis che presto tornerà qui in studio. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Si sta giocando un solo match nel campionato di Serie C, nel girone A, dunque non il girone del Pescara. Il match in questione è quello tra Triestina e Piacenza, gara iniziata da pochi minuti, 0-0 il parziale, medesimo punteggio di 0-0 in Serie A nel posticipo che chiude la terza giornata tra Bologna e Verona. A te. Saluto anche Maurizio Daguin, regia, Loris Bennato alle telecamere. Dunque iniziamo l'analisi di questo primo pareggio del campionato di Serie C per il Pescara, partita che è stata caratterizzata anche da qualche decisione arbitrale. Avremo diversi episodi da Moviola che rivedremo con i nostri amici. Allora, parto subito da Franco Oddo. Si voleva e si pensava ad un tris di vittorie dopo i successi con l'Ancona e a Carrara. Molti pensavano Vispesaro, ultimi in classifica, e l'avversario abbordabile. Invece il campo, come sempre, dà risposte diverse molte volte. Ecco, che partita ha visto Oddo? Ma sicuramente, a mio parere, non una bella partita, cioè nel senso che mi aspettavo qualcosa in più dal Pescara. Ha giocato a bassi ritmi, non ha alzato o raramente alzato il livello del gioco, il ritmo del gioco, e quindi ha fatto sì che il Pesaro, anche aiutato da gli episodi che sicuramente sono stati dalla parte della Vispesaro, anche come fortuna, come fato, insomma, è chiaro che è andato subito in vantaggio, poi ha dato la possibilità al Pesaro di riprendersi piano piano e passare addirittura in vantaggio. E poi ha pareggiato e poi c'è stato forse l'episodio che io tra l'altro non ho neanche visto bene, nel senso che non posso essere sicuro se quel fuorigioco era o non era fuorigioco. Quello di Dursi, sì, il gol l'ultimo, con la palla è un episodio abbastanza clamoroso, un errore adesso vedremo con molta calma anche al rally. Per cui ripeto, mi aspettavo qualche cosetta in più dal Pescara. Quindi a parte gli episodi, Francesco, c'è questa prestazione che conferma ancora poca continuità di rendimento. In avvio di stagione ci stanno situazioni del genere, passi da una partita giocata bene, vinta meritatamente, ad una che sulla carta non sembrava così difficile. Bisogna capire dove arrivano i meriti della Vispesaro e i demeriti del Pescara. Pensando all'organico e a quello che aveva fatto vedere il Pescara, verrebbe da dire che forse sono più i demeriti del Pescara, come diceva il mister, che evidentemente non è stato capace di dare continuità, soprattutto sul piano dell'intensità e appunto della continuità in fase offensiva. Ma è proprio, siamo all'inizio della stagione, quindi alti e bassi ci possono stare. L'importante è che si arrivi una continuità di gioco e di risultati, e per risultati si intende ovviamente in casa almeno le
le vittorie. Ecco, prima di sentire gli altri amici, a fine partita ci sono state dichiarazioni completamente diverse da parte dei due allenatori, Auteri ovviamente da una parte e l'allenatore Banchini del Pesaro. Prima di sentire, ripeto, gli altri amici, andiamo a sentire cosa ha detto Auteri a fine partita, poi sentiremo anche Banchini perché sono due versioni completamente opposte. Partiamo da Auteri. Passo falso quando si perdono i punti, no, quando si perdono i punti è sempre un qualcosa che si è perso. Credo che complessivamente questi tre punti li avremmo meritati per quello che abbiamo fatto in campo. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto complessivamente. È chiaro che abbiamo preso due gol evitabili, è chiaro che di occasioni ne abbiamo create tante e le potevamo anche finalizzare meglio. E abbiamo provato a giocare soltanto noi contro un avversario che, vabbè, si è schierato, ha difeso in un modo strenuo e poi giocava sempre questa palla lunga. Non è stata una gara sicuramente fortunata per noi, potevamo, non vado neanche a recriminare sugli episodi, mi dicono rigore, forse non c'era, voglio rivedere tutto, gol di Dursi probabilmente regolare o di Ferrari, voglio rivedere tutto. Questa gara sono successe delle cose anomale, tra virgolette, compreso alcune cose che sono il non rispetto delle regole. Io degli arbitri ho grande rispetto, si può sbagliare una valutazione, un fallo, per carità, un fuorigioco, un calcio di rigore, tutto quello che vogliamo, ma bisogna far giocare a calcio, quindi squadre che hanno una condotta ostruzionistica o che tendono a far passare il tempo, insomma è compito dell'arbitro far rispettare le regole. Oggi abbiamo perso due punti, vabbè, ce li riprenderemo più avanti perché non è che le partite, voglio dire, obiettivamente, con tutto il rispetto nei confronti della Vispesa, no, noi la partita l'avremmo meritata di vincere andando a pesare tutto e quindi, vabbè, non l'abbiamo vinta, abbiamo delle colpe sicuramente. Queste erano le dichiarazioni da parte di Auteri, invece Banchini ha fatto delle dichiarazioni completamente diverse, andiamo a sentirlo. Andiamo via da un campo come questo contro una squadra che ha grandissimi valori e organizzazione, con sei parate del portiere avversario, secondo me alcune veramente importanti, e con una prestazione dove nella fase centrale del secondo tempo mi sembrava di riuscire anche a dominare il gioco. Siamo entrati negli spazi tra le linee, è normale che se uno guarda solo gli ultimi 10 minuti, dove siamo in 10, rimaniamo con una linea 5 schierata e facciamo un blocco difensivo basso, vai a casa con un'idea diversa. Però sinceramente sono soddisfatto della prestazione, ma sono un pochettino amareggiato per il risultato. Allora, vorrei sentire subito Oddo su queste due versioni. Qui si sorride in studio, però ovviamente hanno visto due partite diverse. Ma io penso che hanno esagerato sia l'uno sia l'altro. Cioè, nel senso di dire una partita dominata, diciamo giocata dal Pescara, questo sicuramente sì, come dominio del gioco. E come occasioni da gol, però non è che ce ne sono state tantissime da parte del Pescara, se non negli ultimi 10 minuti, appunto, giustamente, forse la parte finale ha avuto ragione, diciamo, l'allenatore della Vispesaro, ma soltanto gli ultimi 10 minuti, poi il resto il Pescara cercava di attaccare, anche se, ripeto, ritmi che non mi sono molto piaciuti, cioè nel senso molto bassi, ha dato la possibilità alla Vispesaro sempre di compattarsi e quindi di difendere meglio. E infatti non ha creato granché, insomma. Questa lezione del primo gol che dopo rivedremo al rallenti. Allora, Stefano, le tue idee sono più vicine a quelle di Auteri o a Banchini come giudizio della gara? Ma credo che un po', ecco, come diceva anche mister Oddo, la verità stia nel mezzo, perché oggettivamente il Pescara ha cercato di fare la partita per ampi tratti della gara, non sempre ci è riuscito, ma anche la Vispesaro ha fatto, diciamo, la sua onesta partita. Nella seconda parte del primo tempo c'è anche venuta a pressare alta, insomma, ha messo anche un po' in difficoltà una difesa che non è apparsa irreprensibile, insomma i tre dietro non hanno, insomma, avuto un grande aiuto anche da parte degli esterni in fase di non possesso, insomma anche qualche pallone buttato in mezzo dalla Vispesaro, insomma ogni tanto diventava un thrilling, diciamo, in area del Pescara. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, una delle note
maggiormente dolenti, perché insomma nelle prime tre gare abbiamo preso sempre gol, non c'è stata mai insomma l'impressione di una di estrema solidità nella fase difensiva. Non so se possa contare anche il fatto che i tre dietro, due dei tre dietro insomma sono dei terzini adattati nel ruolo di centrale difensivo, però qualche sbandamento insomma si vede. Riccardo, tre partite fotocopie. No, sulle dichiarazioni dei due allenatori. Ma come hanno detto loro, giustamente, ci sono un po' verità da parte del nostro allenatore, verità anche da parte di quella della Vispesa. Devo dire che il risultato del pareggio alla fine è giusto, ma se dovessi dare qualche punto in più, penso che lo darei al Pescara più che alla Vispesaro, considerando tutto quello che è stato in campo, considerando anche gli episodi, che veramente uno è clamoroso. Adesso li vedremo. Uno è clamoroso. Sì, però sicuramente noi partiamo bene, facciamo un buon gioco, ma dopo, come ho già detto, ci abbassiamo e diamo sempre la possibilità agli avversari di riprendere il comando del gioco in partite che fino a quel momento sembra che tu stai dominando e poi alla fine invece vanno in mano agli altri. Allora, tra poco vedremo gli episodi della Moviola. Vorrei coinvolgere un attimo anche il professor D'Attilio, che questa sera ovviamente ci parlerà di cose interessanti riguardo sempre il mondo dello sport. Sulla partita di ieri, cosa si sente dire su questo inizio del campionato? Allora, io diciamo che do un parere da tifoso più che da tecnico, perché non sono in grado di dare tecnico. Io quello che mi sembra rivedere, perché sono solo tre partite, è che Auteri sta cercando di costruire un gruppo e probabilmente ci sta riuscendo. Poi sì, è tutto vero quello che è stato detto, nel senso che si parte bene, poi ci si abbassa, poi si subiscono gli attacchi della squadra avversaria, però ecco, ripeto, il bicchiere lo voglio vedere mezzo pieno, e sono convinto che partite come queste, apro e chiudo una parentesi, secondo me non esistono partite difficili e partite facili. Come dico ai miei studenti, gli esami sono tutti difficili, poi ci sono quelli ancora più difficili. È la partita un esame, è un esame. Però queste partite possono servire a capire quali sono le aree di miglioramento che voi state splendidamente evidenziando. Allora, andiamo a vedere gli episodi che hanno caratterizzato un po' la partita e partiamo dal gol del Pescara al secondo minuto di gioco, il gol di Clemenza, con De Marchi che offre uno splendido assist a Clemenza vicino a Giraudo. I giocatori del Pesaro hanno protestato per il presunto fuorigioco di Clemenza. Qui c'è il tocco di De Marchi, non abbiamo l'inquadratura in linea. Vorrei sentire, ecco, da queste immagini cosa vi sentite di dire. Il gioco delle ombre, guarda le due ombre. Sì, dipende dalla parte del corpo. Quindi secondo te, Francesco, c'è fuori gioco? Vedendo le ombre, non essendo la telecamera in linea, da questa posizione sembra che, anche perché adesso lo vediamo, basta il dito mignolo della mano, ecco, questo è il destra momento del giocatore, tocco, guarda lì. Bisogna far caso anche al piede del difensore. Appunto, piede, quindi diventa molto difficile. Diventa difficile. Sentiamo Guardalinea, era lì in linea, visuale perfetta. L'impressione è che sia fuori gioco. Sì. Non era però, facile per il però non era assolutamente facile, soltanto col VAR si può vedere quello. Certo. Tiri la linea e si vede se il piede sta avanti o dietro. Riccardo? L'ho detto anche allo stadio, fuori gioco. Fuori gioco. Stefano? Ma se c'è, insomma, è questione di centimetri. Professor D'Attilio, vedendo. Sembrerebbe di sì, però è difficile, soprattutto a velocità normale, evidenziarlo. Bene, quindi tanti dubbi su questo episodio. Andiamo al 31esimo del primo tempo, il rigore che è stato decretato a favore della Vispesaro per il fallo di Memushai su Saccani. Quindi il secondo episodio da vedere, qui c'è forse anche l'ingenuità di Memushai. Mister? Il giocatore l'ha cercato il rigore, sì. Però Memushai l'ingenuità l'ha fatta. Perché alza soprattutto il piede. Sì, sì, sì. Poi dopo cerca di tirarlo indietro il piede. Peccato, peccato perché c'è il centrale che è pronto ad intervenire, non ci sarebbe stato uno sviluppo, credo, pericoloso all'azione. Comunque rigore netto. Sì, rigore netto. Stefano? Sì, c'è poco da dire. Qui non ci sono dubbi. Riccardo? Rigore netto. Professore? Netto. Bene.
E adesso c'è l'episodio più contestato della partita. Siamo al secondo minuto del secondo tempo, parte un'azione di contropiede del Pescara. La regia ci può proporre subito l'immagine con De Marchi e Dursi. Eccola qui l'azione. Dursi poi viaggia verso la porta. Vediamo cosa succede. I due giocatori del Pescara, De Marchi e Dursi, sono nella propria metà campo. E ovviamente sì. Il regolamento, ecco subito Dursi che nel riquadro, nel cerchio, alla palla, quindi parte dalla propria metà campo. Non c'è fuorigioco, un errore grossolano, sì, sì. Sì, no, un errore gravissimo. Assolutamente non c'era, c'era soltanto un dubbio se il giocatore prima, quello di prima, chi De era? Marchi. De Marchi, avesse toccato la palla per Dursi, ma non l'ha toccata. Rivediamola ancora, quindi questa azione, errore gravissimo. Vediamo un attimo, ecco, giustamente Andrea Costantini viene in mio supporto perché nell'inquadratura precedente si vede. Qui si vede l'arbitro che annulla il gol, però torniamo un attimo indietro. Maurizio, scusami perché non l'ho seguita io questa azione. Il nostro Andrea Costantini, quando ha montato l'azione, fa vedere che il giudice di linea, quando parte Dursi, dobbiamo tornare indietro, Maurizio, ancora indietro, il giudice di linea corre verso il fondo campo e soltanto all'ultimo momento alza la bandierina. Ecco, vedete il giudice di linea che corre verso fondo campo e poi all'improvviso alza la bandierina, eccola qui, alza la bandierina quando ormai Dursi ha cacciato quasi che perché possa esserci stato anche un condizionamento lì dalla panchina, vedo list. Poi l'arbitro indica la metà campo, vede il giudice di linea e alza il braccio. Cosa è potuto succedere? Che il guardarino si è fatto influenzare dall'arbitro. Ma il guardino ha però alzato la bandierina. Ma dopo l'ha alzata, alla fine? Sì, alla fine. Quando l'arbitro già aveva... L'arbitro aveva lasciato giocare. Aveva lasciato giocare. Però dopo ha segnalato che l'arbitro ha dato ragione al guardino. È un errore imperdonabile. Perché non c'è la visuale, partono in contropiede dalla propria metà campo. Riccardo? Sì, ma guarda, non è l'unico errore che ha fatto l'arbitro. Beh, questo però... Questo è clamoroso, ma tutta la partita... Purtroppo il livello degli arbitri in Serie C per il momento che va bene, il livello sarà anche se Otero sarà... quando si è lamentato a fine partita non era per l'episodio quanto per la gestione della gara e non ha torto. Vabbè. Forse il guardierino era abituato col VAR che alzano la bandierina in ritardo. Un piccolo dettaglio, intanto l'assistente avrebbe dovuto subito segnalare anche perché in Serie C non c'è il VAR, quindi non c'è necessità di chiudere l'azione. Poi non è possibile mettere l'immagine perché non è negli highlights ufficiali, però il gioco viene fatto riprendere nel punto dove De Marchi e Dursi, nella metà campo della Vispesaro, sono maggiormente vicini. Non vorrei che l'assistente avesse percepito un altro tocco di De Marchi nella metà campo della Vispesaro. Che ho capito, quindi nella metà campo del Pesaro si è ripreso il gioco. Si è ripreso a giocare nella metà campo del Pesaro, ma vicini alla linea di centrocampo, lì dove i due sono stati maggiormente vicini. E non vorrei che avessero confuso, perché la palla l'ha presa Dursi. Ma che devi confondere? Pensa che sia stato oltre a metà campo, se è oltre a metà campo è fuori gioco, no? Ho capito, ma se quello è oltre la metà campo si vede chiaramente che è partito da prima con palla talmente l'azione avrebbe dovuto avere la personalità per smentire il proprio assistente. Certo. Allora posso capire il dubbio sul episodio, il gol del Pescara, ma qui no. Ferrari al 46esimo del secondo tempo, quindi proprio alla fine. Qui l'azione non è molto chiara come posizione, c'è il lancio di Pompetti per Ferrari, va in fuorigioco con Piccinini che sale. Vedete Ferrari, anche qui ci sono dei dubbi. Correttezza dice che qui non è facile. Sto rivedendo. Ferrari ha dietro un altro giocatore. Sì, ho visto. Però ho visto. Anche lì. Però anche qua è dubbi atroci, nel senso che sta in linea proprio Ferrari con l'altro. Forse un pochettino di là. Con poco la spalla. Sì. Però ripeto, là appunto il VAR non c'è, quindi.
è un errore. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, così chiudiamo questa parentesi? Niente, che su quest'ultimo episodio, esatto, si può discutere all'infinito, ma sul gol annullato partono dalla propria metà campo, è talmente evidente, ma non è che partono dal metà campo da 10 centimetri prima della linea metà campo, erano 2-3 metri, quindi non... Abbiamo fatto rivedere tutti questi episodi perché ovviamente fanno parte dei 90 minuti tre di mesi gioco, di, tre però... mesi di sospensione all'arbitro e al guardaline se fossero bravi in cabina di regia, va? Non andiamo altro perché... Quando questa Serie C insomma nasconde tante insidie, perché può essere anche la squadra più quotata come rosa, però cosa serve principalmente? Non creiamo alibi però, certo. Perché le squadre sono obiettivamente più scarse insomma, della Serie B. Ci sono 4-5 squadre più forti. È vero che una partita singola non è detto che tu la vinci per forza, cioè con facilità, però è anche detto che una squadra più forte deve essere nell'arco di un campionato, deve essere più forte, quindi deve essere più forte delle avversità, deve essere più forte di quello che succede in campo, e quindi è chiaro che si è visto insomma, in queste tre partite il Pescara ha incontrato squadre di Serie C mediocri, quindi è chiaro che ha un compito secondo me che sulla carta non può fallire, che è quello di ritornare in Serie B. Il momento clou ci sarà ad ottobre, perché dalla settima all'undicesima giornata, quindi anzi in 20 giorni, dal 3 ottobre al 23 ottobre, si affronterà la Reggiana in casa, l'Entella fuori casa, il Modena in casa e la trasferta di Siena. Lì probabilmente si avrà un quadro più chiaro? Sono squadre che sulla carta dovrebbero essere all'altezza quantomeno del Pescara, e quindi è chiaro che là si vedrà diciamo, la forza effettiva del Pescara. Rispetto alle precedenti due partite, Stefano, c'è stato un passo indietro nella continuità della manovra? Mauteri sostiene che ci sono state delle situazioni da parte del direttore di gara che non ha, ma in realtà non è una ha partita... permesso di dare continuità di gioco. Oddio, quello in Serie C bisogna metterlo nel conto. Poi perché Mauteri purtroppo... la conosce la Serie C, non è uno sprovveduto. Appunto, insomma, diciamo che ce ne saranno tante di partite che vedremo in questo modo, e soprattutto insomma, contro il Pescara, che naturalmente parte in qualche modo con i favori dei pronostici. Ma io in realtà ho visto una gara abbastanza sulla falsariga delle altre due, forse con l'Ancona c'era stata un po' più di continuità, però dei momenti di difficoltà insomma li abbiamo attraversati in tutte e tre le gare. Ecco, forse qualcosa in meno con la Carrarese, che insomma proprio tra le tre forse anche la meno dotata sul piano tecnico, anche per problematiche proprio della squadra, insomma tra Covid e infortuni insomma avevano avuto sono un po' in ritardo e si è visto. Detto questo, però oggettivamente i limiti sia da un punto di vista diciamo della concretezza, anche rispetto proprio al volume di gioco prodotto, cioè non soltanto in fase realizzativa ma anche proprio di occasioni create, cioè quando tu hai la palla, hai un possesso palla così continuo, così importante, insomma bisognerebbe essere poi anche più incisivi. Oggettivamente il Pescara da tutti è ritenuta, forse insieme al Siena, la squadra più forte, sia per la rosa sia anche per il modo con il quale si propone in campo, però manca cosa? Ecco, lo chiedo a Franco Odo e anche agli altri amici. Ritmo. Solo ritmo? Ritmo, cioè dare alla gara un maggior intensità. Ritmo, intensità per fare in modo di tenere sotto pressione la squadra avversaria. Quindi sono troppi momenti di relax, troppi momenti in cui la palla viaggia molto lentamente, c'è un ritmo, cioè la squadra c'è un ritmo che non dà la possibilità alla squadra avversaria di ragionare. Non è questione di modo. Comunque. Ma no, i moduli sono relativi, è sempre i concetti di gioco quelli che contano, sono importanti. I moduli sono soltanto una maniera per mettere in campo la squadra,
dare dei punti di riferimento, dopodiché però bisogna sapere se bisogna giocare la palla a raso terra, piano, forte, oppure fare cambi di gioco, oppure buttare la palla via, cioè sono concetti di gioco e l'allenatore che deve dare alla squadra. Concetti che il Pescara ha, non riesce forse nei 90 minuti è da vedere ancora. Ad essere costante, perché alcune giocate riescono, altre no. Per quello chiedevo, è probabile so, che a centrocampo... Posso dire una cosa? Il Pescara mi dà l'impressione che gioca al ritmo di Memusciai. E quindi non è un ritmo elevato. Esatto. Cioè, poi Memusciai gioca bene la palla. Non ha giocato una buona partita. Però è quel ritmo, capito? Dare la palla, pensarci... Però è sempre pensarci. Pompetti al centro della giocata. Pompetti invece è interessante, è un giocatore interessante, ha un bel calcio, vede il calcio anche in verticale... che questo è un qualcosa che è importante per una squadra, perché il calcio in verticale contro una squadra che gioca zona è l'ideale, cioè nel senso che tu salti con un passaggio solo, rischi di saltare 8 giocatori avversari, e questa è una cosa che in Italia ultimamente si fa sempre di meno, perché c'è questo gioco orizzontale, addirittura indietro col portiere, è una cosa proprio che non se ne può più, cioè è una cosa che non si può vedere. Riccardo, tu ieri in conferenza stampa hai provato a sottolineare un po' questi aspetti con l'allenatore, no? Però lui continua a sostenere che la squadra sta facendo progressi, sei d'accordo o no? Beh, diciamo che siamo alla terza giornata di campionato e quindi dovevo andare tutto il tempo comunque a fare la squadra, però sicuramente durante la partita non c'è continuità, cioè partiamo bene. Sì, ma sono ritmi bassi ancora? Sono ritmi, no, a volte no, a volte la squadra gioca, però ha dei momenti dove la squadra rallenta molto e quindi questa discontinuità lascia un po' perplessi, e nei momenti in cui noi ci abbassiamo sicuramente l'altra squadra ne approfitta. In tutte e tre le partite uguali sono state, questa ci è andata intanto male al risultato. Sono stati subiti troppi gol, perché già 4 sì. reti se non vado errato. Sì, però devo dirti che questa partita è stata molto particolare, perché l'arbitro ha tenuto in 2 metri diversi. Il primo tempo era un arbitro molto inglese, ha fatto giocare. Nel secondo tempo le lamentele del nostro allenatore un po' ha ragione, nel senso che è stato molto spezzettato, ha fatto tante ammonizioni, ha fischiato tutto. Sì, ma sono 2 metri diversi. Devi mettere in preventivo, perché la Serie C è questa, anzi. Sì, no? Sì, va bene. Serie C non è che troviamo... No, si parlava di fenomeni. Ritmo, sì, ma anche sì, quando sì. tu cerchi di dare il ritmo e l'arbitro continua a fischiare qualsiasi cosa che nel secondo tempo, che nel primo non ha fatto, nel primo c'è stato un po' più ritmo che non nel secondo. Lui contestava questo e non ha torto. Io la partita tra l'altro l'ho rivista. No, non per dargli torto, però lui è ben conscio che ci saranno delle situazioni ostruzionistiche da parte degli avversari, quindi si fa in B, si fa in A, figuriamoci in C, quindi sono cose che dovresti già sapere, sicuramente le saprai, quindi trovare il modo anche di quando sei in possesso palla di velocizzarlo, cioè, è il modo per la squadra avversaria di colmare il gap di differenza, quello di interrompere il gioco, fare un fallo in più, stare per terra 3 ore, che poi cioè, anche penso che sei giocata la partita, perché ha speculato soltanto sul risultato, però nel secondo tempo verso la fine, cioè gli ultimi 10 minuti, stiamo parlando della squadra molto, ultimi in classifica, erano anche con un uomo in meno gli ultimi 10 minuti. Quindi Francesco, perché sei riflessivo? Perché io credo che è tutto giusto quello che si sta dicendo, però intanto la squadra è completamente nuova e quindi serve che un po' tutti apprendano quelle che sono le direttive dell'allenatore. Poi non è detto che una squadra che parte con azioni veloci, con grande intensità come fa il Pescara, nel momento in cui scendi di ritmo devi essere bravo a trovare nel tuo gioco soluzioni diverse per non prestare il fianco all'avversario. Non è detto che se cali di intensità debba andare a scapito del gioco, se hai qualità nei singoli e se hai qualità sul piano tattico, e queste sono cose che può vedere solo l'allenatore come che strada trovare per migliorare, perché ci può stare che cali, va in vantaggio, non è detto che
c'è anche la reazione dell'avversario, quindi non è detto che devi mantenere quel ritmo elevato. Se hai qualità nel gioco, nell'assetto tattico, puoi trovare le soluzioni anche ad un ritmo leggermente più basso. Credo siamo però, che la qualità tecnica del Pescara, ma perché bisogna calare l'intensità durante la partita? Si fa allenamento per fare 90 minuti e più alla stessa, cioè i giocatori sono allenati per essere intensi. Evidentemente adesso non hai ancora l'intensità fisica e mentale per reggere sempre una squadra a un che ritmo anche elevato. Sembra stare bene, non ha che ha problemi di tenuta sotto questo aspetto. Io non vorrei che diventa un problema di natura tattica, e con questo non dico che il 3-4-3 o le soluzioni tattiche del Pescara volute da Auteri non siano buone, non siano efficaci, però forse quando non hai il possesso palla e quando magari involontariamente cali di ritmo devi trovare altre soluzioni. Bene, ci fermiamo per la prima volta. Andrea, aggiornamenti sui posticipi? Allora, li abbiamo 0-0 tra Bologna e Verona in Serie C, vantaggio della Triestina poco fa sul Piacenza, rete dell'ex aquilano Rapisarda. E poi una notizia che rimbalza da Carrara, vacilla la panchina di Totò Di Natale dopo la sconfitta col Pescara ieri, la sconfitta fragorosa con il Siena per 3-0. La società sta valutando un cambio in panchina. Ricordiamo, Di Natale ha fatto le ultime 3 partite dello scorso campionato e ora ne ha fatte 3 in questa stagione. A te. Andiamo in pubblicità, tra qualche minuto torneremo in diretta, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:36 minuti, entriamo in diretta. Andrea, non ci sono novità dai posticipi, vero? No, c'è una novità, perché il Piacenza, mentre eravamo in pubblicità, ha pareggiato con Dubikas, e dunque 1-1 tra Triestina e Piacenza. A te. Bene, mentre Auteri deve ancora imparare a conoscere la squadra, noi dobbiamo imparare a conoscere anche Auteri, il suo modo di lavorare, e chi meglio di un giocatore che è stato a Pescara, è stato anche con lui in un'altra squadra vincendo il campionato, ci può essere d'aiuto. Mi riferisco a un ex capitano del Pescara, Marco Pomante, che è in collegamento con noi, attuale allenatore del Pineto. Buonasera Marco, grazie. Ah, buonasera Enrico. Il nostro invito, ricordiamo Marco Pomante, capitano di quel Pescara che si salvò in maniera rocambolesca a Cava di Tirreni l'ultima partita, poi ha intrapreso successivamente anche la carriera di allenatore con buoni risultati a Pineto. È stato con Auteri a Nocera, dove ha vinto il campionato di Serie C nel 2010-2011, vero Marco? Una sì, sì, vero. Vincente. Allora, stavamo discutendo intanto sul modulo, ma come hanno detto anche gli amici in studio, i moduli lasciano il tempo che trovano. Però Auteri è allenatore esperto, e quindi secondo te cosa manca a questa squadra, conoscendolo bene e soprattutto nel suo modo di interpretare il calcio? Ma guarda, io Enrico ho visto il Pescara in due partite, con il Matelica, con l'Ancona e con l'Olbia. Si vede il marchio del mister, si vede che è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, cerca di avere una pressione molto alta alla squadra avversaria. È normale che adesso non la sta accompagnando una buona condizione fisica, ma penso sia normale, perché siamo alla terza giornata e trovare una squadra che stia al 100% della propria forma è difficilissimo. E per come gioca il Pescara, sinceramente, la condizione fisica è importante, perché lui predilige molto il gioco offensivo, attacca con tanti uomini e fisicamente, se non reggi questa pressione, rischi sempre di prendere, tra virgolette, contropiedi, imbarcate. Quindi per te si tratta di condizione fisica? Sì, perché lui è il suo modo di giocare. Lui vuole giocare sempre con la difesa altissima, con la pressione alta per 90 minuti. E il problema è che adesso la condizione non regge, non è facile. Poi lui tre attaccanti difficilmente li sfrutta nella fase difensiva. Quindi quando non hai una condizione fisica ottimale, difficilmente riesci a reggere per 90 minuti. Scusami se ti contraddico, perché proprio poco fa io ho parlato di una freschezza atletica dimostrata nel finale, anche nel finale di gara, mentre le pause ci sono state anche nel corso del primo tempo, quindi manca una continuità di rendimento. Sì, vabbè, io adesso ho visto, io ti parlo sempre delle prime due partite che ho visto, è normale che all'inizio la condizione non era chissà che, però ti dico che il suo modo di giocare porta anche a questo tipo di prestazioni, perché non puoi reggere sempre per tutto quel periodo, per un tempo intero, tutta quella pressione, perché lui è uno che difficilmente si adatta alla squadra avversaria. Lui cerca di imporre sempre il proprio gioco e fortunatamente quest'anno sta riuscendo, perché a parte che c'è una rosa importante, giocatori importanti che gli permettono di fare questo. Però perché lui il dubbio che hanno molti riguarda a centrocampo la presenza di pochi elementi. È un falso problema, perché i due sono supportati dagli esterni?
Sì, ma lui è così. Lui gioca 3-4-3, è un problema che si porta dietro. Però nel secondo tempo, per la seconda volta, ha cambiato, è tornato al 4-3-3. Quindi i moduli, ripeto, lasciano il tempo che trovano, poi dipende dall'organizzazione. Lui è vero, lui difficilmente cambia modulo, però è vero che anche Rosa ha giocatori che centrocampo, giocatori importanti. Mushai, Pompetti, sono giocatori che, sai, giocando a due fanno, secondo me, fanno un po' fatica. È normale, lui poi è un allenatore esperto, sicuramente riuscirà a trovare la quadra. Però al di là dei numeri è l'atteggiamento che lui sicuramente non cambierà, perché lui sarà... Quindi è una garanzia per la Serie C? Per me sì, io con lui ho vinto. Io con lui ho vinto, lui è un allenatore esperto. Ti dico che anche noi all'inizio a Nocera non siamo partiti benissimo, no? A differenza di Pescara siamo partiti con 3 pareggi, almeno il Pescara è partito con 2 vittorie e 1 pareggio, i risultati lo stanno supportando. Poi noi pian piano che la condizione fisica... Ecco, la si sta mandando addirittura le immagini di quella promozione con la Nocerina. Sì, vinciamo a Foggia 1-0. Sì, sì, era il 2011. Sì, 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 sì. Ecco, poco fa... Io posso... Sì. Sì. No, no, aggiungi, aggiungi. No, io posso solo che parlare bene del mister, perché mi sono trovato benissimo con lui e quindi ti dico che... Un tecnico più esperto di te, che è Franco Oddo, che tu conoscerai sicuramente. Molto più esperto. Ci parlava, ecco, di rendimenti non intensi. Manca ancora un po' di intensità, è questione di tempo, secondo te? Sì, sì, è normale, ma come dicevo prima, siamo ancora alla terza partita. La condizione ottimale secondo me si troverà fra 5-6 partite, perché penso sia una cosa giusta. Difficilmente puoi iniziare il campionato con una condizione al 100%, ma soprattutto anche le squadre di Auteri, perché Auteri poi durante il ritiro è uno che lavora tantissimo, quindi è normale iniziare un po' il campionato con l'intensità non ottimale, ma per tutti i 90 minuti, perché ripeto, nelle 2 partite che ho visto il Pescara, per gran parte della partita ha tenuto intensità alta. È vero, anche grazie all'atteggiamento delle squadre che ha affrontato. Sarei curioso di vedere il Pescara una volta che inizia a affrontare le squadre della sua stessa caratura e vedere come reagisce. Otto, ti trovi d'accordo con quello detto da Pomate? È vero che siamo all'inizio, però... Non completamente. Cioè io sono convinto che nel momento in cui tu inizi il campionato, se non ci sono problemi tipo l'anno scorso, che magari c'era il Covid, si è iniziato tardi, le squadre non hanno fatto in tempo a completare le rose, però mi sembra che quest'anno i tempi ci sono, no? Quando è iniziato il Pescara, adesso non ricordo bene, ma nel mese di luglio, come tutti, sì. Esatto, quindi io penso che arrivato a quasi metà settembre una squadra dovrebbe avere dei ritmi già collaudati per fare un certo tipo di gioco. Poi il fatto dei moduli in mezzo al campo, come dicevo prima, il fatto sì, Memusciai e Pompetti sembrano pochi in mezzo al campo, ma non sono pochi, dipende dall'atteggiamento che ha la squadra, perché se Pompetti e Memusciai, gli altri giocatori gli giocano vicino, sia i difensori, sia gli esterni, sia gli attaccanti, la squadra gioca in 20 metri, giocando in 20 metri non sono più soli, quindi dipende dai come concetti. Si occupano gli spazi. Esatto, da come occupano gli spazi, da come giocano anche la palla in maniera cioè veloce, lenta, perché se tu la giochi lenta è chiaro che dai più la possibilità all'avversario di chiuderti le linee, di chiuderti, cioè di marcarti meglio, eccetera eccetera. Se invece la giochi rapidamente, veloce e spesso in verticale, e gli smarcamenti sono in diagonale o in verticale, è chiaro che ci sono, il ritmo si alza, e Marco, questo ritmo lo devi tenere fino alla fine. Certo. Marco, tu giochi come Auteri? Sì, diciamo che io l'anno scorso ero partito per giocare col 4-3-3, poi come sapete tutte le vicissitudini che sono successe, Covid, sì, un po' di infortuni, mi sono dovuto adattare anche a seconda delle esigenze degli under che avevo in rosa. Costantini mi dice 3-4-2-1. Sì, 3-4-2-1, 3-4-3, a seconda degli interpreti. E quest'anno quindi riparti con questo modo? Sì, riparto con questo modo, diciamo che... Domenica si inizia con il Castelnuovo, una partita difficile, speriamo di partire bene. Bene Marco, noi ti ringraziamo, ti facciamo in bocca al lupo ovviamente per questo campionato, speriamo che sia per il tuo
maestro Auteri, che sia un'annata ricca di successi. Grazie per questo contributo. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ciao. Allora, adesso una piccola parentesi che riguarda sempre lo sport, ma parliamo anche di medicina, perché la presenza del professor Michele D'Attilio è data anche per questo motivo, perché lui è il presidente del corso di studi in logopedia, docente di ortodonzia e neonatologia dell'Università D'Annunzio, un'esperienza trentennale anche nel campo di ortodonzia e neonatologia, anche nell'ambito sportivo, varie discipline, ginnastica, pallavolo, basket e calcio. Ecco, gli atleti spesso scendono in campo con il bite in bocca, no? Perché? Quindi parliamo anche di prestazioni, tornando all'aspetto fisico, la cura dell'atleta. Perché si sta usando sempre di più il bite? Perché si sta dando sempre più importanza a quella che viene definita la postura dell'atleta, del calciatore in questo caso, e la postura è qualcosa che è condizionata da input, da stimoli che arrivano dalla periferia, quindi arrivano dalla pianta del piede, arrivano dall'orecchio, arrivano dall'occhio, arrivano anche dalla bocca. Quindi riequilibrare con un bite la bocca vuol dire riequilibrare i muscoli masticatori, ma non solo, perché la bocca insieme alla lingua ha una serie di connessioni con altri distretti corporei, per cui c'è la possibilità di migliorare l'assetto posturale dell'atleta. Ora, migliorare l'assetto posturale dell'atleta, attenzione, non vuol dire in automatico migliorare le prestazioni. La prestazione può migliorare, come spesso accade, perché? Perché casomai quell'atleta ha un talento che non riesce a esprimere, ha delle capacità che non riesce a esprimere perché la sua postura è sbagliata. Allora, migliorando la postura, tu riesci a far esprimere qualcosa che lui prima non riusciva a fare. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io e te ci mettiamo il bite e miglioriamo l'assetto posturale, non è che diventiamo Maradona, certo, perché non abbiamo il talento di Maradona. Intanto bisogna capire chi ha bisogno del bite, e lei ha un suo protocollo che è stato anche certificato e pubblicato a livello scientifico. Sì, no? Sì, infatti la cosa difficile è proprio questa. In medicina la cosa più importante è fare la diagnosi in qualunque campo. In questo caso particolare fare anche una diagnosi differenziale, cioè capire da dove parte la problematica posturale e verificare se con un bite hai la possibilità di migliorare l'assetto posturale, l'equilibrio, per capirci meglio, dell'atleta. Non tutti, cioè se io prendo 10 persone e metto il bite a 10 persone, non è che tutte e 10 migliorano il loro assetto posturale. Quindi può essere anche dannoso? Volendo sì. Questo è un discorso che riguarda anche un professore, ex professore di educazione fisica come Franco Oddo. Però il professore è... Però attenzione, perché può essere dannoso? Non vorrei che qualcuno si preoccupi. Allora, può essere dannoso perché? Perché noi siamo una catena, noi veniamo definiti una catena cinematica chiusa, che vuol dire, cioè, che siamo una catena di muscoli e articolazioni in movimento. Sì. Quindi se io cambio qualcosa da una parte, questo qualcosa si ripercuote dall'altra parte, si crea un compenso. Se questo compenso non lo monitorizzo, è capace che poi succeda qualcosa di poco piacevole. Ecco, il professore, oltre a essere odontoiatra, è anche neonatologo. Chi è esattamente un neonatologo e di cosa si occupa? L'ognatologo è proprio colui che si occupa di riequilibrare la funzione dell'apparato masticatorio, e da 20-25 anni si è estesa questa regolarizzazione a tutto il sistema, parlando appunto di postura. Questo è l'ognatologo, ed è quello che appunto io faccio da più di 30 anni. Ecco, si possono avvertire anche dei dolori, non so, al collo, al viso? Certo, come qualunque organo, se quando tu senti dolore c'è qualcosa che non va. Questa cosa va prevenuta. Noi come italiani non siamo abituati a fare medicina di prevenzione in maniera attenta, ma invece soprattutto in questi casi è molto importante visitare e monitorare un atleta per capire se ci sono dei muscoli che sono già in sofferenza prima ancora che arrivi il dolore.
Okay. E questo riusciamo a farlo anche con apparecchiature un po' sofisticate. Lei ha avuto esperienza anche con i calciatori del Pescara, ricordo i tempi di Melegoni, proprio Melegoni che ora è al Genoa, che ha avuto proprio un riscontro positivo con l'utilizzo del Bayer. Sì, quel periodo lì, dopo aver fatto visitato 20-30 atleti, alla fine mettiamo il Bayer a 5-6 di loro, tra cui Melegoni, Gravillon, Memusciai. E sia Melegoni che Gravillon ebbero anche un riscontro in termini di prestazione. Sì. Anche in termini di prestazione hanno avuto riscontri positivi. Melegoni in particolare ci aveva dichiarato che non riusciva a segnare da distanza. Sì, e, per conclusione dalla distanza. Sì, a finalizzare a distanza, e nella partita col Perugia, che poi il Pescara ha perso il 2-1, riuscì a fare un gol da 30-40 metri portando il Bayer. Vabbè, quindi sono tutte situazioni, mi sembra, individuali da verificare, no? Assolutamente sì, vanno verificate, vanno monitorate, e l'atleta andrebbe controllato anche nel tempo, perché può subire dei traumi, in funzione di questi traumi l'assetto posturale cambiare e quel bite non andare più bene. Grazie professore per questi contributi che riguardano sempre i giocatori. Franco Odd ne sa qualcosa per aver avuto esperienze precedenti, quindi tornando all'aspetto atletico. La scienza è sempre importante nello sport, sempre di più. Prescindere dalla scienza, un galano come si recupera ad esempio? Faccio la domanda su Galano, perché ovviamente è un giocatore di qualità, è un giocatore che ha centinaia di partite in Serie B, viene impiegato negli ultimi minuti, ha dato anche qualcosa, però cioè, o ci si conta o non ci si conta. Mi fai una domanda difficilissima, nel senso che... L'ho vista dall'esterno, perché ovviamente... Sì, l'ho vista dall'esterno, è difficile, certo. Nel senso che io dovrei conoscere Galano, conoscerlo bene, caratterialmente, perché caratterialmente si conosce, certo. Cioè, in pescarese come si dice, che coccia te, certo. Che coccia te, certo. e in base a quello vedere il comportamento, che cosa fare, perché chiaramente questo è come gli psicologi, no? Che debbono conoscere le persone. Adesso dall'esterno dico Galano, ci vuole quello, quello e quello, ma insomma sbaglierei a fare una diagnosi del genere. Stefano. Ma io ho notato che insomma anche sul piano della comunicazione insomma Oteri lo sta pungolando molto, insomma, e sta a lui dimostrare di tenere insomma questa maglia, di volersi imporre, di volersi conquistare diciamo un posto in campo. Gli sta dando probabilmente il tecnico, ecco, queste chance nei minuti finali, perché insomma anche lì la scelta è, e la concorrenza è anche piuttosto agguerrita, perché Clemenza non è un giocatore da poco nel suo ruolo, quindi insomma per ecco, conquistarsi la maglia da titolare evidentemente deve dare qualcosa in più. Però io onestamente sia a Carrara che contro la Vispesaro, insomma, no, l'ho visto entrare quantomeno facendo il raffronto con le stagioni passate, con un piglio e con una volontà diversa, insomma, e quindi la speranza è che si possa recuperare, perché in linea teorica un giocatore con quei mezzi tecnici in Serie C proprio per questo farebbe davvero... Non si tratta di un giocatore, certo, qualsiasi, no? Perché ha delle qualità indiscusse. Francesco e Riccardo mi viene già sono da pensare, sì, mi viene prendendo spunto da quello che diceva Stefano, sta cercando di pungolarlo. Deve essere bravo allenatore a capire se Galano ha il carattere che, essendo pungolato, reagisce e ti dà quel qualcosa in più e ti dà il meglio, perché magari con un altro ha il carattere che invece di essere pungolato deve essere, adesso dico, coccolato, ma preso in un modo diverso, ecco, invece che pungolato, preso in un altro modo, farlo sentire ugualmente importante, è vero come dicevi tu, e magari reagisce meglio e ti dà quel qualcosa in più in campo, ma sul piano. Non perché bisogna guardare, no, è un esempio, il sì, percorso, sì. La carriera del calciatore. No, non c'entra niente, no, no, dimostrare sul campo. Grande Roberto Baggio diceva che devi sempre dimostrare qualcosa, certo. E lo dicono, l'hanno sempre detto i grandi giocatori.
giocatori, quelli che hanno fatto la storia, ma proprio perché, anche come diceva lui, sì, Clemenza è bravo, però se a fianco di Clemenza l'alternativa deve essere di un altro giocatore bravo. Ma Clemenza e Galano non possono giocare insieme? Ma io sono del parere, io sono del parere che due giocatori forti tecnicamente debbono giocare insieme. Sta all'allenatore trovare la maniera come farli giocare insieme. Riccardo? Galano manca il gol, è un attaccante. Secondo no, manca me... di giocare, che non sta giocando. Sì, ma se lui gioca in quei 10 minuti e metti che fa gol, l'attaccante fare che fa gol. 10 minuti non è facile. No, però lui ha sicuramente le caratteristiche per farlo. Lui tecnicamente è molto forte. L'allenatore gli chiede, ok, giochi gli ultimi 20 minuti, lui ha la possibilità di fare gol, soprattutto anche perché il Pescara, in tutte e tre le partite che abbiamo visto, gli ultimi 20 minuti li ha sempre giocati in attacco. Abbiamo tutti la fortuna che lui fa gol. Secondo me il gol dell'attaccante è la manna dal cielo. Il gol recupera psicologicamente, rientra in un modo diverso. Credo, perché per l'attaccante il gol, poi il mister sicuramente me lo conferma, un attaccante che fa gol è tutto, per il suo ruolo è quello. No, poi, tra l'altro, no, volevo aggiungere che insomma Galano andrà a scadenza a giugno, quindi insomma il primo ad essere interessato a recuperare se stesso direi dovrebbe essere anche lui, perché dopo una stagione come quella che ha disputato l'anno scorso, dopo anche insomma certe polemiche insomma che hanno accompagnato il suo atteggiamento, insomma deve essere anche lui a dimostrare qualcosa per poter sperare di insomma strappare qualche altro contratto prima di chiudere la carriera. Aggiungo velocemente che l'allenatore bravo a qualunque livello, e qui voglio sentire Franco che di esperienza ce n'ha tantissima, l'allenatore bravo è anche quello, oltre al discorso tattico, che poi come diceva Franco prima, adesso il calcio è cambiato, prima l'allenatore faceva tutto, adesso l'allenatore, il preparatore atletico, il mental coach, quello per la fase difensiva, quello per la fase offensiva, quindi c'è uno staff, ma l'allenatore bravo è quello che riesce a fare gruppo, riesce a ottenere dal singolo e dalla squadra quel qualcosa in più oltre all'aspetto tattico. Chiedo a lui, che secondo me la parte più difficile è proprio questa, nel gestire gli uomini, nel gestire il gioco, perché dietro al giocatore o con il giocatore c'è l'uomo, c'è un essere umano, non c'è una macchina, spingi il pulsante, play, certo. E lì va. L'allenatore ha una situazione di comando e quindi è chiaro, comandando, avendo a che fare con uomini, una delle fasi, delle cose principali è quella di saper comunicare quello che vuole dire, di comunicarlo nella maniera giusta, di essere accettato da quello che dice dai giocatori. Per insegnare bene una cosa, io dico sempre le 3 C dell'insegnamento: conoscere, comunicare, convincere. Se tu riesci a fare questo, tutti con la C hai vinto. No? Tutti con la C. Ma Auteri, che è arrivato in una piazza dove ovviamente ci sono state polemiche per uno spogliatoio turbolento negli ultimi anni, sa già che non deve guardare in faccia a nessuno, però. Vabbè, ma questo è scontato. L'importante è che la società lo accompagni. Certo. Nel percorso che lui ha intenzione di fare, e che non si verifichi invece quello che già è successo. E ti sembra lui l'uomo adatto per questa situazione? Ma non lo conosco bene, quindi non l'ha mai affrontato, Auteri, no? No, non posso giudicare. Va bene, andiamo in pubblicità, torniamo in studio con un altro collegamento. Andrea, ci sono novità? Ci sono novità, si è ripreso a giocare a Bologna 0-0, siamo all'intervallo a Trieste, 1-1 tra Triestina e Piacenza. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano.
storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California FM. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta per l'ultima mezz'ora. Andrea, intanto si torna in campo mercoledì per la Coppa Italia, no? Sì, si giocherà il match con il Grosseto, gara secca, quindi in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di Pescara-Grosseto affronterà la vincente di Teramo-Siena, che si giocherà giovedì alle ore 15. Quindi c'è l'ipotesi, in caso di successo per entrambe le squadre abruzzesi, di un derby al terzo turno, gli ottavi di finale, partita che si giocherebbe eventualmente il prossimo 3 di novembre, ovvero 10 giorni prima la gara di campionato prevista per il 14 di novembre. A te. Intanto in questa Serie C abbiamo soltanto 3 squadre a punteggio pieno, 2 nel girone A, Padova e Provercelli, ed il Monopoli nel girone C. In generale su questo torneo vorrei sentire il parere di un esperto da Milano, collegato con noi c'è il collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Buonasera Nicola, intanto ben rivisto. Ciao Enrico, buonasera a te, grazie per l'invito, un saluto anche a tutti i telespettatori. Grazie. Nicola, diciamo 3 squadre soltanto a punteggio pieno, che livello tecnico finora hai notato in questi 3 raggruppamenti? Il Padova sembra un rullo compressore. Sì, ecco, l'unica squadra che ha dato segnali di forza, che ha già dimostrato il suo valore
totalmente appunto il Padova, che guida insieme alla Pro Vercelli. La Pro Vercelli è più una rivelazione, anche se è una buona squadra, ma in quel girone, che è quello forse dei tre un po' meno competitivo, è il Padova che sta dimostrando la sua forza. Insomma, ha vinto due partite fuori casa nettamente, ha fatto più fatica in quelle in casa con la Pergolettese, però voglio dire, il Padova, se non si butta via, è destinata a una marcia solitaria fino in fondo, che lo riporterà nel girone in Serie B. C'è il Monopoli, un po' la sorpresa, anche se è una squadra collaudata, quindi né Bari, né Palermo, né Foggia, Monopoli invece comanda. Beh sì, quella è sicuramente la rivelazione assoluta, la rivelazione assoluta, perché nessuno se l'aspettava, visti i nomi delle altre squadre, però in quel girone mi sembrano delle squadre solo con un grande nome, più che con dei grandi organici. Il solo Bari è effettivamente una squadra molto forte, ma è stata costruita agli ultimi giorni di mercato, quindi ci vorrà ancora un po' per vederlo, ma la vittoria di ieri dimostra che il Bari in quel girone è sicuramente la favorita per la promozione. Le altre si chiamano Palermo, si chiamano Catania, si chiamano Avellino, si chiamano Catanzaro, quindi hanno una grande storia, una grande piazza alle spalle, grandi tifoserie eccetera, però conta il campo, conta quello che fai vedere sul campo, e queste squadre appaiono un gradino sotto rispetto allo stesso Bari. E veniamo al nostro girone, dove ci sono appunto le due abruzzesi, Pescara e Teramo. Sei d'accordo anche tu che le candidate sono Pescara, Reggiana, Entella, Modena e Siena? Sì, sono obiettivamente queste, sono di più rispetto agli altri gironi, cioè qui ci sono più squadre che hanno a pieno titolo diritto di giocarsi la promozione fino in fondo. L'Entella è un po' tutta da verificare. Tutti i riflettori li ha avuti addosso il Modena per il mercato che ha fatto, per l'allenatore che ha, per la proprietà che ha, che è forse stata la squadra che ha speso più di tutte in questo mercato, o comunque poco si sbaglia, ecco. Quindi tutti i riflettori addosso al Modena, ma secondo me, visto il derby dell'altra sera, della settimana scorsa, credo che la Reggiana al momento abbia qualcosa in più, ma Modena tessera un problema di gestione dello spogliatoio, tanti galli nel pollaio, quindi ti serve fare un super lavoro, ma è molto esperto e lo farà. Nel frattempo però la Reggiana secondo me sta crescendo bene. Ieri obiettivamente si è fatta fermare in casa, ma come vedete in questa fase i risultati un po' a sorpresa ci sono un po' per tutti, però ecco, credo che la Reggiana in questo momento abbia qualcosa in più rispetto al Modena. Ecco, in studio abbiamo l'allenatore Francesco Oddo, che tu conoscerai sicuramente. Che piacere, quanto tempo, che piacere mister. Salve, ciao. Allora, proprio a Oddo chiedo, si parla delle difficoltà dei vari gironi, girone A, girone B, girone C. Ritiene che il B sia, non dico il più tecnico, ma il più difficile, proprio perché ci sono 4-5 squadre di caratura, oppure conta più il fattore ambientale, ad esempio nel girone C? Cioè, qual è il raggruppamento più difficile? Ma io penso che alla lunga la cosa principale è avere una forza tecnica superiore, perché la tecnica è troppo importante. Poi ci sono altri in percentuale inferiore, è importante l'atmosfera, il campo, la difficoltà del pubblico e tutte queste componenti che chiaramente fanno. Però io direi forse il girone A è quello meno competitivo, a mio parere. Il girone B e il girone C invece forse si equivalgono. Cioè, è stato un vantaggio per il Pescara, ad esempio, essere inserito nel girone B? Tutto sommato direi di sì, anche se è giusto quello che dice Nicola Binda, che il girone C è più importante come nomi. Sì, come città, come piazze. Come piazze, quindi tu ti aspetti che abbiano una forza maggiore, cosa che poi bisogna verificare sul campo. C'è la sorpresa Taranto, ad esempio, nel girone C, matricola che è a quota 7, quindi la piazza in quel caso conta, no Nicola? Ah, sicuramente, poi l'entusiasmo lì è trainante, quindi fa piacere vedere una piazza così che torna a vivere dei giorni di gloria. La vittoria su Palermo è stata
netta, anche sorprendente se vogliamo, perché il Palermo comunque rispetto all'anno scorso è migliorato. Però ecco, non mi sorprenderei ecco, di vedere qualche squadra non di primissima fascia che riesce ad arrivare ai primi posti. Poi c'è curiosità anche per il Foggia, poi il Foggia di Zeman, che è sempre affascinante, lui da il boemo da quelle parti, no? Però ecco, i motivi di richiamo ci sono. Gara è scivolata contro un'ottima Turris. Esatto, beh, sapete che il Pescara Zeman è un po' capace di tutto, nel bene e nel male. Però ecco, ci sono tanti motivi di richiamo, però stringi a livello tecnico le squadre non mi sembrano di un valore pazzesco. Però tornando al discorso sul valore dei tre gironi, l'anno scorso il girone più scarso era il girone A. Ricordiamo che l'anno scorso c'era una divisione verticale dell'Italia. Sì. Il girone A andava dalla Lombardia dal Piemonte alla Lombardia fino a Grosseto, e il girone B invece faceva tutta la costa adriatica fino al Veneto. Quest'anno invece c'è stato il taglio orizzontale, quindi sì, è una novità, e quindi il girone B ha questa variabile che insomma tante squadre non si conoscono, sono modi di giocare diversi, le squadre toscane con le squadre abruzzesi, marchigiane, cioè c'è tanta novità, quindi la curiosità è forte. E poi l'anno scorso il girone A dei tre era quello più scarso, obiettivamente più scarso, però alla fine su quattro squadre è quello che ne ha mandate due in Serie B, perché sono anche su sia il Como che ha vinto il campionato che l'Alessandria che ha vinto i playoff, forse perché non hanno speso tante energie in campionato, l'Alessandria era più fresca di tutte ai playoff, non lo so, però di sicuro il peso dei gironi alla fine conta anche quando poi arrivi ai playoff e le squadre si mescolano e quindi i valori diventano a confronto. Senti Nicola, che valore, andiamo subito ai problemi di casa nostra, che valore dai a questo inizio di campionato del Pescara di Auteri? Ma intanto quando si cambia allenatore, si arriva uno come Auteri, bisogna sempre aspettare un po', perché Auteri ha un suo modo di fare calcio particolare che merita di essere aspettato. La cosa più difficile per il Pescara è buttare via la delusione della retrocessione, le amarezze eccetera, e voltare pagina tutti quanti, non solo la squadra, la società, ma anche il contorno eccetera, i tifosi devono capire che adesso bisogna ripartire e provare a vincere. Però queste difficoltà mi sembra che insomma, se domenica l'arbitro non avesse preso quello svarione, annullare quel gol con la dispesa che era regolare, visto il gol del 3-2 sì, che è stato annullato, il Pescara oggi sarebbe stato primo a punteggio pieno, e quindi devo dire che tutte queste problematiche sembrano un po' messe alle spalle. Quindi io credo che è stata una partenza per il Pescara incoraggiante, perché ripeto, i problemi di ambientamento, di ripartenza, di conoscenza dell'allenatore eccetera, mi sembra che siano stati superati abbastanza. Prendo spunto dal tuo discorso per chiedere proprio a Oddo, ma deve essere la squadra però a trascinare il pubblico, quindi l'ambiente, e devo dire che ieri allo stadio si esprimeva anche un clima positivo, un buon entusiasmo per essere alla terza giornata. Ma io penso tutto sommato, dopo quello che è successo l'anno scorso, gli ultimi due anni esatto, ma l'anno scorso è stata la retrocessione, sì, proprio diretta. E mi aspettavo in effetti qualcosa di meno da parte del pubblico, invece il pubblico si è ricompattato, vedo che c'è un, non dico entusiasmo, per il momento c'è un'attesa partecipe, un'attesa anche ottimistica, e quindi questo è foriero di buoni rapporti fra la tifoseria, che ritengo che sia sempre molto importante per la squadra e la squadra stessa. E lo chiedo a te, Nicola, lo chiedo anche agli ospiti. Auteri è tra i migliori allenatori della Serie C, insieme a lui chi possiamo annoverare? È un allenatore che conosce la categoria come pochi, è un allenatore che ha spesso fatto vedere anche del bel calcio e ha raccolto risultati, ricordo la promozione in Serie B con il Benevento, quindi è un allenatore che va aspettato, va seguito e va sostenuto, sapendo che lavora in una piazza dove
gli allenatori che hanno fatto vedere bel calcio non sono mai mancati. Però tornando al discorso della piazza e dell'atteggiamento, Pescara dovrà dimostrarsi matura anche nel non avere la puzza sotto il naso quando giochi contro il Pontedera, quando vai su quei campi lì dove che magari non sono quelli gli stadi a cui Pescara è stato abituato in questi anni, quando vai a giocare su certi campi modesti, lo dico con tutto il rispetto, così, ecco, il Pescara è lì che dovrà dimostrare quindi di essere calarsi forte, nella realtà. Di essere... è perché giocare contro il Modena e la Reggiana forse è più facile, giocare contro il Siena ci sta, è un po' all'abitudine del Pescara, se vogliamo, no? Però quando andrei a giocare a Grosseto, anche a Grosseto sì, c'è stato qualche volta, però subito, quando vai a Pontedera con il Montevarchi ad esempio, ecco, esatto, già lì sarà una bella prova, perché il Montevarchi è una squadra di apache che corrono come disperati, lottano su tutti i palloni, e quindi se il Pescara va là convinto di avere vita facile sbaglia di grosso, quindi la grande squadra la vedi in questi momenti, sarà lì che il Pescara dovrà dimostrare di essere forte, anche contro la Vispesaro, no? Il Pescara è superiore nettamente alla Vispesaro, però avete visto anche voi che partita è stata, cioè in questo campionato se pensi di avere vita facile contro qualcuno sbagli in partenza. Ci fai qualche nome di altri allenatori quotati oltre a Oteri? Ma diciamo che seguo con i nomi Braglia, questi sono i più esperti, più conosciuti. Beh, allora seguo con curiosità Gilardino, perché è stato un grandissimo attaccante, quindi vediamo se come allenatore riesce a dimostrare di avere delle buone qualità anche lì. Però credo che l'astro nascente in questo girone sia Imodiana. Imodiana l'anno scorso al Renate ha fatto un campionato straordinario, poi forse è andato un po' in confusione nella seconda parte della stagione, ha perso qualche giocatore, non ha trovato la soluzione giusta, però ha maturato una buona esperienza e secondo me Imodiana con la Reggiana, se riesce a fare bene, è un allenatore destinato a fare il salto di categoria. Ti lasciamo, non so se qualche amico in studio vuol chiedere qualcosa, ma andiamo di fretta perché Nicola ovviamente è tempestato di richieste in tutta Italia. No, sono in redazione, sto lavorando, sì. aspetto la Triestina, quindi sono in attesa. No, volevo chiedere, giustamente hai sottolineato questo aspetto, non bisogna avere la puzza sotto il naso per vincere anche i campionati, perché sì, in questa Serie C si può essere protagonisti, ma si deve fare bisogna occupare il primo posto, perché poi i playoff è una lotteria, quindi non basta essere protagonisti, voglio dire, bisogna vincere il campionato. Certo, però non sei l'unico, cioè non è solo il Pescara che ha questa necessità, no? Voglio dire, anche la Reggiana è retrocessa, anche l'Entella è retrocessa, questo è un girone che vede 3 retrocesse su 4, cioè su 3, perché poi il Cosenza è stato riammesso, certo. Quindi le 3 retrocesse della B sono tutte qua e questo fa capire il valore, però c'è il Modena che ha una proprietà molto ambiziosa, che ha investito tanto e vuole vincere, quindi le ambizioni sono legittime anche per quelle altre piazze. Il Pescara deve capire che certo ha la forza per giocarsela, per arrivare primo e tornare subito in Serie B, però i playoff tu l'hai definito un terno all'otto, una lotteria, in tanti li definiscono così, però guardate che i playoff sono un campionato a sé, eh? Cioè che se uno li affronta da deluso perché non ha vinto ha sbagliato tutto, i playoff sono una grande opportunità che danno a 27 squadre la possibilità di vincere, però è un altro campionato, quindi non mi sorprenderei, come ha fatto l'Albino Leffe l'anno scorso, di vedere squadre che nelle ultime giornate sono già qualificate, si riposano, si preparano, recuperano qualche infortunato eccetera e poi fanno questi maxi playoff in maniera al top della condizione, come se fosse un altro campionato, quindi non vanno presi sotto gamba, però avremo modo di parlarne durante la stagione, certo. Però ripeto, l'Albino Leffe l'anno scorso le ultime 5-6 partite era già qualificato, si è riposato, ha recuperato gli infortunati e poi ha fatto dei playoff fantastici, è arrivato fino in semifinale rischiando di eliminare l'Alessandria, quindi sarebbe stata una sorpresa clamorosa, perché in tutto l'anno l'Albino Leffe ha fatto un campionato anonimo, eh. Quindi
Anche se arrivi secondo o terzo, non vanno affrontati con demoralizzazione, se no perdi in partenza. Quindi bisognerà entrare anche in questa ottica, secondo me. Nicola, è sempre prezioso il tuo contributo. Ti ringraziamo davvero dallo studio qui di TV6. Un saluto da parte di tutti gli ospiti. Ci aggiorneremo nel corso di questa stagione. Grazie quando grazie. Volete. Grazie Enrico, buonasera grazie. Francesco, buonasera a tutti. Saluti, grazie, buon lavoro. Ciao. Riccardo. Non deve avere la puzza sotto al naso. È vero, ha detto una cosa che quando mi ha fatto veramente riflettere. Però io credo che il nostro allenatore, che è un allenatore di categoria, questa cosa la imponga ai suoi. Ma è riferita anche ai giocatori, però. No, era riferita solo ai giocatori, io penso. Però credo che avendo un allenatore di categoria che si cala proprio in questo ruolo assolutamente ai giocatori. Credo che non sarà un nostro problema, mi auguro. Professor D'Attilio, è d'accordo perché questo è un aspetto determinante? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Stefano, Buda? Ma no, sicuramente insomma, la mentalità è fondamentale, ma anche riallacciandomi al discorso di prima, no, al fattore ambientale, credo che ci sia un ricompattamento anche con i tifosi, proprio perché comunque è una squadra che ha già una sua mentalità. Intanto è una squadra che non deve pagare il passato perché è quasi completamente nuova, rinnovata, ma soprattutto dimostra di avere sempre voglia comunque di prendersi la partita. Non è un caso che i gol, diciamo, decisivi sia nelle prime due gare, nel senso della vittoria, insomma, sia il pareggio di ieri, siano arrivati nei minuti finali. Ecco, ieri una ventina di minuti prima, con l'Ancona al 90° e a Carrara a 10 minuti dalla fine. Quindi è una squadra che fino alla fine lotta e che quindi insomma entusiasma anche poi i tifosi che vedono. Francesco. Credo che Binda si riferisse un po' a tutti, non solo alla squadra, quando parlava di puzza sotto al naso, sia all'ambiente. Per ambiente intendo tutti, perché tre giornate di campionato, due vittorie e un pareggio, credo che sia, al di là di tutte le valutazioni che si vogliono fare, sia un buon inizio di stagione, perché se poi uno pensa e è convinto, se lo augura sì, che possa vincere più partite possibili, però su tre partite ne vinci due, ne pareggi uno, non credo che sia un inizio non incoraggiante. È giusto, però questi discorsi possono essere fatti dai tifosi, dalla stampa, la squadra che poi è ovvio che la squadra che farli, no? esatto, ma io per quello lui credo che si riferisse all'ambiente, perché poi l'ambiente può, è vero che è la squadra che trascina il pubblico, il tifoso. Voglio dire, il tifoso si può anche illudere, può anche pensare di vincerle tutte, sì. No? Però è la squadra. È logico, è la squadra che poi in campo deve rispondere con grande padronanza, soprattutto in determinati momenti delle partite più difficili. Francotti è stato protagonista anche in Serie C, in piazze importanti, quel miracolo. Sì, infatti prima Binda mi ha fatto pensare proprio a quell'episodio quando ha detto dei playoff, ha parlato dei playoff, e mi ricordo un episodio simile. Io allenavo l'Avellino in Serie C, e c'era in quel girone il Napoli, la corazzata Napoli che praticamente è arrivata terza, noi siamo arrivati secondi. Ma io mi ricordo che a 15 giorni dalla fine del campionato staccai la spina completamente, perché eravamo già qualificati sicuramente per i playoff, e iniziai proprio una, come se fosse stata una preparazione nuova per la squadra, chi aveva bisogno di riposare, chi aveva bisogno di lavorare di più, chi aveva bisogno di altre esigenze, in maniera tale da arrivare al top le partite dei playoff, che fortunatamente. Quindi la gestione per un altro campionato. Per un altro campionato completamente. E vincemmo contro il Napoli, la corazzata, costringemmo il Napoli a fare un altro anno di C per poter salire, dopo è salito, è andato in Serie A, insomma, il Napoli. Sotto questo aspetto Auteri ha avuto le sue parentesi. Non è facile, non è facile, cioè così staccarsi dalla realtà di protagonista che fa i playoff e ripartire mentalmente. Sì, tant'è vero che racconto un aneddoto, scusami. Sì. L'ultima partita di campionato giocavamo a Ferrara con la SPAL, contro la SPAL, allenata da Allegri. Sì.
quella giornata là, era il 2005, e io andai con mezza squadra, cioè quelli che io ritenevo giusto far giocare, ma del risultato non mi interessava proprio. Perdemmo, non cambiava 4-1, nemmeno le posizioni. Perdemmo 4-1, fu presa questa sconfitta come una debacle, ci fu una crisi pazzesca, perché la gente era come ci presentiamo a play-off, invece io praticamente era una programmazione precisa per poter fare i play-off come si deve, tant'è vero che dopo i play-off ci presentammo. Due esempi veloci, sì. Auteri ha avuto i suoi momenti negativi nella sua carriera, ma ha avuto anche momenti di grande esaltazione su piazze con la Nocerina, calde, Benevento, sì, che non è che siano delle piazze tanto facili, assetate di successi, quindi sa come arrivare al momento clou della stagione. Ma poi Nicola parlava dell'Albino Leffe. Guardate che l'anno scorso è stato promosso, e io questo lo dirò all'infinito, il Perugia, quando il Padova sembrava già promosso, sì, gli mancava, sì, la matematica. Quella è una botta psicologica difficile. Ma aspetta, bravo, ma il Perugia che ci ha creduto, perché se non rallentava il Padova, il Perugia, 6 partite, 5 vittorie e un pareggio, non sarebbero bastati tutti quei punti. Poi doppia doccia fredda, perché il Padova ha perso la finale a rigori. Esatto, bravo. Quindi tu ci devi credere, poi ci vuole anche la coincidenza. Che certo, il tuo avversario in quel momento, il Padova, rallenti, può capitare, ma tu devi essere bravo a crederci, quindi mai ad arrendersi fino a quando non hai più i punti a disposizione. Questa è una forza. Capito, Riccardo, che si può anche fare secondo. No, ma questa è una forza che ti dà la severissimo. Questa è una forza che ti dà la squadra, ma anche l'ambiente. È meglio arrivare primi con le squadre, certo, che ci sono i play-off. Guarda, io tutti questi giochi che dite, ripartiamo, ci fermiamo. Palermo, Bari, Foggia, no, no, per l'amor di Dio. Sì. Meglio che vinciamo subito e mi tolgo il pensiero. Allora, Andrea, novità da Carrara su Di Natale, poi dice qualcosa su questo allenatore un po' particolare del Montevarchi, sì, prossimo avversario di Natale del Pescara. Resta per ora sulla panchina della Carrarese, probabilmente sarà decisivo il derby con il Grosseto di domenica prossima. Roberto Malotti, ne abbiamo già parlato nelle scorse trasmissioni, anche nelle altre di TV6, è il papà di Emanuele Malotti, attaccante del Teramo, eccolo qui. Vulcanico, toscano, farà 60 anni a gennaio, è un allenatore... Vulcanico perché? Vulcanico perché è uno che non le manda a dire, un classico, che litiga con i colleghi, classico toscanaccio, litiga con i colleghi, non le manda a dire, su YouTube c'è un alterco con l'allenatore ai tempi del Perugia, ex L'Aquila, Battistini, piuttosto violento da un punto di vista verbale, però le sue squadre giocano bene. Attenzione, lo scorso anno ha preso un mese di squalifica in Serie D perché ha tentato di mordere, cito il referto, ha tentato di mordere un calciatore della squadra avversaria, dello Sporting Trestina, per dire insomma che tipo di allenatore sia. Però la sua squadra, dice bene Nicola Binda, squadra di assatanati, perché ha un grande ritmo L'Aquila Montevarchi, ne ha fatto le spese la Virtus Sentella, strabattuta 3-1 alla seconda giornata. Queste le immagini della partita di ieri, che con questo gol di Gambale il Montevarchi ha vinto a Fermo. Occhio al trio d'attacco con Gambale centravanti, viene dalla Serie D, Yalov che conosce qualcuno che è stato conosce bene il direttore della Vastese, Nicola D'Ottavio, perché è stato all'Olimpia Agnonese qualche stagione fa, anche lui dunque tanta Serie D, e poi anche Barranca. Non sono giocatori che si conoscono chiaramente, però vi assicuro che questa è una squadra che gioca da squadra, ci sono tanti giovani, e anche il Montevarchi, come la Vispesaro, gioca con la difesa a 3, normalmente 3-4-2-1. Ultimo innesto, chiudo, è stato Carpani, ex giocatore di Ascoli e San Benedettese, mancherà per squalifica il difensore Sean Martinelli. A te. Ringraziamo la nostra enciclopedia, Andrea Costantini. Allora, Oddo, per chiudere, quale sarà un momento determinante della stagione? Ad ottobre, quando si incontrano le 4 favorite una dietro l'altra, oppure è ancora troppo presto, quindi classico discorso, bisogna aspettare primavera? A Ternana lo scorso anno aveva già vinto il campionato a gennaio. La prossima partita. Ecco, quindi con quello ogni che è ogni volta la prossima partita è sempre più importante. Ma per avere un quadro... Per un quadro della situazione bisogna aspettare quel ciclo, alla fine di quel ciclo, se si è in testa al campionato, insomma, ci sono chiaramente delle speranze abbastanza concrete di poter fare
un campionato. È ottimista per il campionato del Pescara? Ma direi di sì. Professor D'Attilio è ottimista? Assolutamente sì, da tifoso sempre. Perché è tifoso però? Vabbè, ci sono le basi. Si vede che gioca bene, né? Come dicono loro, c'è un po' di discontinuità, bisogna registrare delle cose, ma come è stato detto anche da chi si è collegato dall'esterno. Ci vuole tempo, insomma. Tempo di registrare. Stefano, sei ottimista? Sì, no, insomma, credo che il bicchiere sia assolutamente mezzo pieno, insomma, c'è qualche meccanismo da registrare, ma nell'insieme, insomma, una squadra che ha un suo DNA, una sua identità forte. Francesco? Ottimista, ricordatevi che i campionati, ce lo dice la storia, si vincono a primavera. Il tuo bicchiere, Riccardo? Una volta un caro amico, un nostro amico Nicola D'Ottavio, mi disse una cosa: devi sempre vincere le partite con quelle più scarse, lì devi fare punti, non devi perdere quei punti, perché poi lo scontro diretto lo puoi anche perdere, ma tanto tu hai battuto tutte le piccole. E questo è un grande insegnamento. D'accordo, Otto, su questo pensiero? Sì, sì, perché vabbè, le partite contro le squadre piccole nascondono sempre un trabocchetto, perché magari non le affronti con la giusta determinazione e quindi sono quelli i punti che non puoi perdere, non assolutamente. Andrea, possiamo chiudere qui, diamo gli aggiornamenti sui posticipi e chiudiamo? Non è un bel momento per Eusebio Di Francesco e il suo Verona, perché poco fa il Bologna si è portato in vantaggio con un gol di Svanberg agevolato da un errore in disimpegno della squadra veronese. Siamo a pochi minuti dal 90esimo, Bologna 1, Verona 0, in Serie C sempre 1-1 tra Triestina e Piacenza. A te. Ringrazio Franco Oddo, ci risentiremo anno nuovo per vedere qual è il momento del Pescara. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie a Stefano Bindo, al professor Michele D'Attilio, anche noi ci rivedremo nel corso della stagione. Grazie a Riccardo Clinco, ringrazio a te Andrea, Maurizio Levi in regia, Loris Bennato, e poi lunedì prossimo commenteremo Montevarchi Pescara. Grazie per averci scelto.